Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, siamo in compagnia di Giovanni Toti, presidente della regione Liguria. E come andiamo, Toti? Ma direi un pochino meglio per quanto è possibile definire il meglio in questo In momento, questa nel senso fase. che l'incidenza del virus, almeno da noi in Liguria, sta fortunatamente scendendo con un RT che si avvicina all'1 All'uno. nella città metropolitana di Ma quando Genova, arriva che all'uno, lei ha detto io faccio, è... Va bene. Guardi, chiedo di appena finito. uscire dalla zona arancione? Ma io vorrei uscire dalla zona arancione, ma con la prudenza che necessita al momento per non ritrovarci poi a dover fare delle scelte ancora più No, ma dolorose, Toti, magari glielo sospettate. chiedevo, sa perché? Perché Parisi, tra gli altri, Parisi è il presidente dell'Accademia dei Lincei, ospite di Lucia Annunziata, ha detto, vabbè, ma l'RT non è più un parametro significativo, precisamente, non voglio dire sciocchezze, il calcolo di RT in queste ultime settimane è diventato sempre più inaffidabile, la discesa dell'RT stimato è completamente irrilevante, anzi questa discesa è un sintomo preoccupante delle crepe che si stanno aprendo sul sistema di monitoraggio. No, non lo credo, non lo credo affatto. E pochi minuti fa ero al telefono con il ministro Speranza. Anche il ministero credo che non valuti in questo senso l'RT. L'RT è uno dei parametri di scenario, poi ci sono i parametri di rischio, è un meccanismo complicato. Poi, se vuole, le Oh, ecco, spiego anche che oggi ci siamo esatto, a riuniti proposito del come meccanismo regioni complicato, che mo' per arriviamo ragionare alla di Liguria, questo. torniamo alla Liguria e poi stiamo stretti sulla Liguria, Ma però guardi, vale prima. per l'RT nazionale, l'RT è calcolato sul tasso di contagio, sul tasso di ricovero, quindi è un parametro che c'è, non è certamente il solo, c'è il tasso di ricoveri, qualità del ricovero, media intensità, bassa intensità, terapie intensive, però non è che quando i dati vanno bene non contano e quando i dati vanno male mezza Italia è in zona rossa. Perché c'era un RT alto, allora Chi è mettiamoci che ce li d'accordo. cambiate adesso sotto i piedi? Allora, facciamo in un modo, Toti, siccome ho tante domande e so che Toti capisce il tema del tempo a disposizione, proviamo ad andare in maniera ordinata. Prima di tutto, oggi incontro fra regioni. Mi pare che questo incontro abbia partorito la volontà da parte delle regioni di chiedere al governo che i parametri, invece di essere 21, quei parametri che decidono il nostro colore, lo dico semplificando, diventino 4-5, ho capito bene? Guardi, abbiamo chiesto al governo e l'ho trasmesso già ai ministri Boccia e Speranza, ho appena parlato con il ministro della Salute Speranza, quindi ve lo dico in anteprima. Abbiamo concordato una riunione nei prossimi 48 ore per ragionare delle proposte delle regioni che sono sostanzialmente di carattere tecnico e politico. Politicamente abbiamo chiesto un confronto con il governo per conoscere tutti noi, sappiamo quali sono i dati perché li trasmettiamo noi Sì. al governo. Nessuno di noi conosce qual è la ponderazione e l'esame di quei dati, cioè cosa pesa di più, cosa pesa di meno e quali siano i giudizi per cui qualcuno si ritrova in fascia arancione e qualcuno in rossa. Quindi abbiamo chiesto al governo, uno, di condividere il processo decisionale, cioè sapere cosa c'è dietro l'analisi di quel dato e come vengono analizzati dalle cabine tecniche a cui siamo in qualche Sì. modo legati. E dall'altra parte una proposta che prevede di restringere il numero dei parametri, se vuole, un indicatore forse anche più rozzo, ma più significativo perché è più rapido da usare e quindi non ragioniamo su dati accumulati durante gli ultimi 10 giorni, Cosa le ha detto ma su dati in tempo Speranza? reale. Che ci vedremo nelle prossime 48 ore, che il confronto politico con le regioni è assolutamente benvenuto e quindi speriamo che poi ci sia anche conseguentemente l'accettazione di qualcuna delle nostre richieste e che poi si può istituire un tavolo tecnico tra i tecnici di regioni e i tecnici del governo, Rezza, Locatelli, Brusaferri, insomma Insomma. quelli che sono a capo, diciamo, degli organismi tecnici di valutazione, proprio per analizzare i dati, ponderarli, misurarli e Sì. vedere se magari nel prossimo DPCM a partire dal 3 di dicembre, quando verrà rinnovato, si può fare alcune modifiche all'impianto di valutazione. Allora, la fermo un attimo, Alessio, che succede? Sul cambio di colore delle regioni c'è una dichiarazione del professor Massimo Antonelli, che è membro del Comitato Tecnico Scientifico e direttore dell'unità di anestesia e rianimazione al Gemelli. Dice che è troppo presto, però sui 21 invece parametri, cui faceva riferimento il presidente Toti e gli altri suoi colleghi, dice che verranno rivisti.
perché il peso dei diversi parametri è differente e allora nel loro riordino alcuni saranno messi in maggior luce e guideranno maggiormente rispetto ad altri, per esemplificare e adattarsi alla realtà epidemiologica attuale. Chi è che lo dice? Un membro del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che è il professor Antonelli. Quindi diciamo, partite con un qualche vantaggio, Toti, qualcuno del CTS l'ha già detto. Beh, è tutto ragionevole il ragionamento di Antonelli, si tratta di, noi vorremmo entrare proprio politicamente nel confronto in quello che sta dicendo Antonelli, cioè questi parametri, cosa vale 10, cosa vale 5, cosa vale 1 e come vengono ordinati. Sì, sì, è chiaro, perché è chiaro. Questa, diciamo, finzione scenica, ma lo dico benevolmente, della decisione algoritmica pura senza alcuna valutazione, sappiamo tutti, persone normali, anche il cittadino per strada, che è una decisione che poi presuppone l'analisi di quei dati, perché io posso dirle che Toti è alto 1,80 m, il fatto che 1,80 m sia tanto, sia poco, sia medio, è una valutazione ovviamente legata alla politica. Aspetti però Toti, mi faccia capire, perché poi dire che è una finzione scenica significa dire che presumibilmente io posso decidere di incidere su quanto peso dare ad un dato? No, ed io è dico quello che c'è... avrebbe fatto il io governo? Dico che, io dico che ciascuno scienziato e gli scienziati nella loro collegialità, nel loro confronto con il governo, hanno dei dati davanti che conosciamo anche noi perché glieli abbiamo trasmessi noi, ma non conosciamo, come si dice, il processo decisionale che porta a dire che un 3 di RT più una pressione media sugli ospedali più un tracciamento. E quindi la vogliamo conoscere perché non ci fidiamo di te e pensiamo che tu la puoi valutare a seconda delle convenienze. Non è una questione... Perché se no che vi importa di conoscerla? Beh, ma siccome molte delle decisioni che si prendono incidono nella carne viva dei certo. territori, per la verità anche nel titolo quinto sono legislazione concorrente tra governo e regioni, ci piacerebbe conoscere il meccanismo decisionale e, se possibile, lo chiedo con grande cortesia, umiltà e in punta di piedi, partecipare a quelle decisioni, perché altrimenti su cosa pesa dire, di più e cosa pesa di meno diventa la buca della posta o la lotteria di Capodanno, visto che ci avviciniamo il venerdì, secondo decisioni che vengono prese su una stanza, secondo una numerazione da 1 a 10 che tutti noi conosciamo perché sono i numeri arabi, vengono estratti dei numeri. Vabbè. Ma non sappiamo su quale base vengono estratti. Però Toti, dobbiamo fare a capirci che lei... Allora, io ho capito perfettamente il ragionamento. Voi dite, noi abbiamo 21 parametri. Un parametro misura, per esempio, i posti letto in terapia intensiva liberi. Un altro parametro misura, per esempio, la capacità di contagio. Un altro parametro misura un'altra cosa. Vogliamo sapere, ciascuno di questi parametri, quanto pesa per se stesso. Pesa 100, pesa 10, pesa 20, perché questo fa una differenza quando li metti insieme. Finisce in una zona invece che in un'altra. Vogliamo anche sapere per quale ragione pesa di più o pesa di meno, in base a quale ragionamento pesa di più modo. O pesa di meno. Diciamo che tutto ciò mi è chiaro, lo voglio sapere, ma a me viene il sospetto, un attimo Toti, a me viene il sospetto però che questa ricerca, cioè questo voler sapere, abbia a che fare col fatto che dietro ci sia un dubbio, e cioè che il governo non lo faccia in maniera uguale per tutti. C'è o non c'è questo dubbio? No, guardi Panella, c'è la certezza, non il dubbio, che le regioni in tutto questo sono coinvolte in modo molto marginale sulla base di un documento che è stato, se non ricordo male, approvato il 10 aprile scorso in un'altra epoca e che prevede determinate misure collegate a determinati parametri che oggi possono essere superati dalla realtà, e in ogni caso le regioni hanno dei propri governi con delle proprie legittime, come si dice, necessità e anche con degli obblighi specifici, e vorremmo essere coinvolti nel processo decisionale. Allora, una volta che si è coinvolti anche i dubbi, la moglie di Cesare, oltre che essere onesta, deve apparire tale, una volta che siamo tutti lì e le decisioni i dubbi sono si dissolvono. Intellegibili, di dubbi non ce ne sono più. Bene. Senta, l'ha visto Zaia il nuovo test rapido, quello fai da te? L'ho visto. Aspetti che le do tre opzioni. Allora, io sono Toti,
Vedo Zaia che si fa il test e penso, c'ha tre possibilità, ne deve scegliere una, non si può scappare da qua, Toti. La prima cosa che penso è accidenti, secondo me sta correndo troppo. La seconda cosa che penso, seconda possibilità è mamma mia quanto lo invidio. Terza cosa è adesso lo chiamo e mi faccio dire come faccio ad averlo subito il test fai da te. Prego Toti, una delle tre. Scelga. Guardi, allora le dico perché è parzialmente vera che l'ho chiamato e quindi direi la 3. La tre. Dopodiché ho anche valutato, parlando a voce alta con lui, il fatto che quel test rapido, come dire, comporta sicuramente un aumento dello screening nel paese, ma anche molte difficoltà di gestione delle persone che poi se lo fanno. Io lo faccio da solo, in farmacia, scopro di essere positivo, bene. Che cosa faccio dal minuto dopo, visto che è un tema di sanità Chiamo il pubblica? medico di base, come Chiamo il funziona? Cioè, medico di bisogna base, che spesso non organizzarlo, mi risponde, mi autodenuncio alla ASL, vado certo. da qualche parte e mi chiudo in un recinto. Che cosa devo fare? Perché se non facciamo tutta la filiera è piuttosto inutile. Una cosa Sempre che si importante invece. sia responsabili, lo dicevamo prima con Guerri, sempre che ciascuno di noi si ricordi che deve essere responsabile e deve autodenunciarsi, perché c'è anche Dubbio, ma l'elemento io sarei già dell'autodenuncia. felice se i test antigenici, quelli rapidi che fanno invece i medici, cominciassero a venire presi in considerazione come test molecolari, perché vede cosa sta accadendo adesso, quel dato di contagio che voi tutti i giorni riportate in televisione correttamente è fatto solo dai tamponi molecolari. Siccome ai tamponi molecolari sempre più Sì. arrivano tamponi che sono di soggetti che sono risultati già positivi a un test rapido e quindi coloro che sono negativi al test rapido non arrivano neppure al tampone molecolare, c'è il fondato rischio, anzi direi la statistica certezza, che il nostro tasso di contagio sia sovrastimato perché in realtà noi sviluppiamo solamente i tamponi molecolari di soggetti che sono già risultati al pre-screening del tampone rapido positivi e quindi in realtà probabilmente la circolazione del virus rispetto ai tamponi sviluppati in modo molecolare, gli unici conteggiati dal flusso ministeriale, è più basso. Quindi questo lo dico è un po' complesso, ma per No, 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 capirci. ma è chiaro quello che ha detto. Senta, però le devo chiedere, ho ancora 3-4 domande, dobbiamo essere telegrafici perché ho praticamente finito il tempo. La prima, a proposito di telefonate, settimana scorsa Bonaccini ha chiamato Zai e Fedriga per mettere a punto nuove misure restrittive, si sono messi d'accordo. Lei l'ha ricevuta la telefonata? No, perché erano zone gialle che si mettevano Ok. d'accordo per anticipare la decisione. Peraltro, quello è il tipico caso che abbiamo lamentato stamani in conferenza delle regioni. Tre regioni si accordano già per delle misure ulteriormente restrittive e il giorno dopo, senza che ne sapessero niente, due di queste finiscono in zona arancione per l'ordinanza del ministro Parlate con Speranza. noi un attimo prima, magari ragioniamo insieme. Bastava il giorno prima accordarsi e E si evitava un'ordinanza. vaccino, non so se ha seguito tutta la vicenda, ci sono, diciamo, buone notizie, noi tutti facciamo il tifo perché arrivi, dopodiché voglio la previsione di Toti, poi lo sappiamo gestire? Ma sì, immagino di sì, onestamente sui vaccini c'è un'esperienza importante del paese, la campagna di vaccinazione influenzale, almeno nella mia regione, sta andando E bene, i la Liguria cittadini si sta già vaccinati. attrezzando? No, la Liguria, come tutte le altre 21 regioni d'Italia, sta aspettando dal commissario Arcuri il piano vaccinale, ci hanno chiesto È una serie di. contento che se ne occupi Arcuri? Beh, se ne deve occupare il governo centrale, su questo non c'è dubbio, è un mercato internazionale, è bene che se ne occupi il governo, poi legittimamente scelga a chi vuole che se ne occupi, per me va bene lo stesso, l'importante è che arrivi il vaccino. Ha detto Arcuri che le terapie intensive sono a posto, nella sua regione sono a posto? Non c'è No, allarme sulle terapie guardi, intensive. in quest'ondata seconda che ci ha fatto molto faticare, abbiamo avuto molti più guai con le medie e basse intensità di cura, il volume degli accessi al pronto soccorso che non con le terapie Ok. intensive. Rispetto al numero totale di pazienti, io ho la metà delle terapie intensive del picco pandemico di primavera. Perfetto. Senta Toti, da ultimo, siccome vedo in collegamento stanno ultimando la preparazione del collegamento con il ministro Boccia. Vuole lasciarmi una domanda per Boccia, un messaggio, una bottiglia? Che prego. Ma no, il ministro Boccia credo, poveretto, sia stalkerizzato da noi a tutte le ore del giorno e della notte, quindi ci siamo messaggiati non più tardi di 15 minuti In fa, effetti lo diciamo. vedo Quindi provato, Boccia.
è uscito integro dal Covid, ma è provato, secondo me è provato dai presidenti di regione. Boccia, Sì, non ha potuto il Covid dove possono i presidenti di regione. sicuramente siamo parte del suo affaticamento, però detto questo, credo anche che insieme abbiamo costruito un modello di dialogo anche talvolta, come si Sì, poi ne dice. parliamo con De Luca, magari. Boccia vuole salutare Toti? Ah, con Toti ci sentiamo Ogni diverse 5 volte al minuti. giorno, così come con tutti i suoi colleghi. E siccome la giornata è solo agli inizi, perché No, è una bella iniziata giornatina solo pure questa, una ministro. decina C'ho un d'ore po' di fa, domande, diciamo, tra un commissario e l'altro. Adesso ci andiamo facciamo oltre 10, una quindi bella consiglio a intervista. Toti di tornare al lavoro, tanto ci sentiremo più Ci tardi. Va sentiamo più bene, io tardi. ci sono. Grazie Toti per essere stato con noi. Io devo andare in pubblicità, un Buona giornata. tassativo. E poi arrivo dal ministro Boccia. Nel frattempo comincia anche la conferenza stampa al Ministero della Salute. Poi forse ci fanno un commissario subito, subito per la Calabria, il quarto magari è quello giusto, pubblicità.